Cirio di Volterrano del 1700, 1724, è scritto mezzo in latino e mezzo in italiano. Qui c'è tutti i libri di queste donne vecchie e c'era, vedi? Vedi lì, quando poi veni scritto in italiano, tutti questi libri erano dati a me. C'è tutti i santini, c'è tutte le memorie. Sono tutti vedenti. Poi senti, già che sei arrivata Matilde, così lo diceva Matilde, è arrivata a Montecerboli, si è trovata anche la campagna. Senti, capitami tutti i giorni arrivi in un paese che si trova la campagna. Poi quel quadro lo volevo far restaurare e me l'hanno sciupato. L'hanno piasticciato invece di restaurarlo. Questi, vedi, tutti questi quadri erano tutti a letto delle famiglie di Montecerboli. Quando venne il moderno, buttarono via vetti, ci misero quelle di cedere di Sacquano. E le prendevo tutte io. L'attaccate qui, dai, meglio in chiesa. C'era quel lume, vedi il lume? Uno lo dato ai veneri, quello lì. Questi qui. Ah, sì. E questo qui non lo mette qui, però ci ho pensato tanto che non è il suo stile. Mi sta male. Qui ci vuole una specie di quello lì, un po' più grosso, ma di ferro. Perché io avanti fare cose mi da studiare un pochino. Non si mette se è bello. Ma bello cosa vuol dire? Guarda con questa mese lo sta, guarda un po' cosa c'è, gira. Questi qua, guardate. Questo era il lampione, quando facevano le processioni o anche accompagnavo morto di notte, questo era il lampione. Il lampione faceva luce, questo e quello lì. Questi invece erano che il giovedì santo, venerdì santo, quando le campane sono chiuse, suonano questo lì per far chiasso e poi fanno una cantilena, gli hanno donne affacciate alla finestra e sono la prima volta a messa. Allora sapevano che andava a messa, o se no sono a mezzogiorno, secondo come c'era. Vedi questo lì, ora vanno in processione, fanno le dimostrazioni, qui non andiamo a lungo a questo modo, ma a metà la buttano via. Questo qui, vedi, ci andava un lumino, ma questo qui gli aveva stato tutto l'anno. Andava in processione, poi venire, poi se lo rimettevano a casa e poi ci ritornavano sempre il solito un lumino. Ora è consumito, e te andare lungo e vedo, e poi lo buttano via.
come si fa davanti? Se ne vuoi. Guardate, vedete come ha portato mio figliolo, guarda. E ti si accenderà anche lei, ti dirà il presepe. E te le faccio io, eh? Ma c'è anche le madonne, lo vedi? Poi faccio l'ova, guarda. Hai visto l'ova? L'ova c'è pomarance, c'è volterra, c'è la Vespucci, che è la sua Vespucci, il figlio. Poi quando l'ho presi, e Tagliesina con la moglie, ci si aveva dato tanto Natale, non c'era buone, si facevano tutti i colori. Poi da tutti gli amici mi dettero una mano, un'impalcatura, e io l'ho scritto tutti, l'ho mananzato tutti nell'angolo strano, ci ho scritto la data, il giorno, e anche lì. Quindi qui c'è così qualche cosa. Perché se non si scrive, non si legge, eh. Ma questo qui, vedete l'ora è diverso. Questo è mio figlio all'Accademia, dice, ma lo voglio fare anch'io. Invece di pigliare quel colore lì, questo è quello laggiù e l'hanno lo vedete. E si mise e fece tutto bene. Poi si accorse, dice, ma ho sbagliato, non ne porta niente, dice, lascialo stare, ho sbagliato, no, tanto è sempre uguale, cambia mai niente. E allora ce l'ho scritto. Guarda un po' la data, ce l'ho a leggere. 6 agosto 1990. Nel 90 era, faceva il primo anno all'Accademia, faceva... E poi si è fatto tutto, ma c'è avuto, ma lo so se è bello, quello. E belle arti lo vuole, ma io non glielo do, perché non glielo do più quel crocifisso. È bello, guarda se lo vedi da vicino, è bellissimo. E legno, di legno, mi manca un po' una gamba. Ma non glielo do. Era qui? Alle belle arti a Pisa, gli manca uno di ste poi, non lo so. Gli detto un altro quadro, poi mi pentì perché tanto ci detto niente, si sa mai le figlia che le... Ma qua. Era qui? Eh? L'hai trovato qui questo crocifisso? Questo qui? Uh-huh. Se ti racconto, no, la storia te la racconto. Sono strane, vedi, guarda, vedi questo qui? Anche quello di legno, guarda come è fatto. Vedi come è fatto tu, il rilievo, tutto fatto bene. Un ragazzo di qui mi dice, ha una discarica, c'è un croce, c'è un uomo, un Cristo lì. E vogliamo prendere, ma è grosso, no, no, è di legno, perché l'ha portato? Ma che lo sapete? Sa da prendere, guarda noi. Come si fa a buttare via uno, uccide da una mano? Sembrerebbe ceramica, è legno. Ciao, salve, salve. Domani vengo, stasera vengo con dei miei amici, poi domani gli facciamo fare un giro. Ah, se no anche stasera, si va a Calbuio. Vabbè, adesso vediamo. Non c'è problema. Ok. Ciao. Sono romani. I romani hanno comprato una casa lì. E portano gli amici, poi sono sempre dietro, ma finché viene come lei, cioè, è divertente, vedete, combattente. Poi noi siamo amici, vero? Ecco, io la sento da lontano quando arriva, però questi giorni meno perché l'odore d'Agostino era più forte. E che poi Santi Pote vengo sempre d'inverno, d'estate poi inverno vengo a governare uccellini, tutti gli uccelli per la strada gli lasciano mangime. Mi piace mangiare sempre nei soliti posti, vado con quella macchina colorata, mi conoscano, vengono, l'ho filmato, quindi vengono vicino e poco a mangiare. Dai, veramente a neve e fredda, lo fanno. E questi la gente va la sua, fa passeggio, ma portategli anche cosa. Cosa è? Sono 100 lire di grano. Lasciateglieli, fate. Ma visto, mi sembra una certa cosa. Vedi qua solo a sfruttare. Il fresco di cose che tutti ce hanno fame, magari ci mettono i taglioli per prenderlo. Uno ci andava, io lo seguivo, sa se invece, dice io le tocco, preso una frasca, ci passavo sopra, e era rimasta attaccata la frasca, ha detto io. Dice io l'ho preso, io avevo la frasca,
capito? Mi ha parlato lì. Si può andare a vedere mangiare l'uccellino. Io lanciatore insomma stato, però caccia, loro potevano fare, però cose che si può riprodurre. Non ti mandate a Massan Passerotto o un pettigoso, e cadete un'asca. Fate le tortole, fate i fagiani, i cigliari, per intanto se ne fa quanti ci pare. Ma l'idea di ammazzare un uccellino piccinoso, che poi non c'è niente dentro prima di inverno. Io sarei attivo perché io aprirei uno di da fare io a mettere la dopo una volta, tom fa. I cretaniani, se gli si dà un mancanellante nel groppone, a voglia di fargli la multa, gli fanno, non vuol dire niente, vedi, fanno una multa che va troppo forte. Appena andrà troppo forte, scontralizzata, la pacca di ta, ta, giù. Quest'altra volta quando vedi andare sopra, dice, no, questo picchiano. Capito? Se gli fa pagare, non gli importa, tanto che trovano cosa. Ma se la domegnate. Sì, cresce. Cresce, se prende, mentre se prende la piantina, si trova una piantina. Sì, si va a vedere, vediamo un po'. C'è il ramerino, salvia, là, e no, e questo schifo, dove l'ho visto stamattina, lo toccavo. Toccavo questa pianta, c'ha quella nappola che fa, che ora, quella lì, non sa cosa serve? Si girano, si mettono dentro l'armadio, da un profumo a vestiti. Ah, sì. Lotto. Andiamo. Andiamo. 9 luglio, Letizia.